Buongiorno ragazzi, stamattina c'erano 13 gradi e mezzo in camper, adesso sono uscito e c'è il sole e comunque non fa caldissimo perché è ancora presto, adesso sono le 8 e mezza circa e niente, c'è comunque gente che fa il bagno e boh, veramente io veramente mi chiedo adesso vado a sentire proprio l'acqua perché voglio proprio testare con mano l'acqua se è fredda o calda, però cioè, ho le mani ghiacciate ancora. Boh, andiamo a vedere. Ma che bella spiaggia! Andiamo a sentire l'acqua. Ragazzi, stamattina sono venuti qua dei ragazzi, cioè alle 9 del mattino, offrirti un bel cannone, qualcosa di spettacolare. Io non fumo e quindi non l'ho accettato. Però fortissimo, se sentite la musica già alle 9 del mattino. Che cose strane che succedono in strada, ragazzi. Poi oggi vediamo se a mezzogiorno mangiamo insieme con i ragazzi che vivono in macchina. Vi faccio raccontare la loro storia. E la trovate poi o più avanti nel canale o addirittura in questo video. Bella. Oggi abbiamo ospiti a cena. A cena. Oggi abbiamo ospiti a pranzo e sentiremo la loro storia. Il piccolino. L'hai coperto un po'? Allora fai una cosa, spegni la macchina e boh, lascia tutto così. Questa è la casetta di Mario. Vieni, ciao. Permesso, vuoi salire tu, cucciolo? Due, tre. Ci togliamo le Oppa, ma ciabattine. ti sei preso una ciabatta? Sì, voleva portarsela. Ok, mettiamola qui adesso. Ci dobbiamo sedere. Eccoci A qua. mangiare la Vabbè, pappa, ci mettiamo un po' ce la così. fai? Tu stai lì? Sì, Dimmi. ci mettiamo un po'. Sì. Aspetta. Oh, l'acquetta di Sansà. Aspetta. Salgo Buongiorno. anch'io. Permesso. Buongiorno. Hai Che visto? bello. Sì, non si Siamo prendono qui. più. Oh, ciao a tutti. Dite un po' chi siete. Allora, Ciao ciao a tutti, io mi chiamo Claudio, ho 34 anni. Lui è il nostro piccolo bimbo. Guarda lì, amore. tu. Saluta, ciao! Lui si chiama Sander e ha 2 anni e 3 mesi. Perfetto. Io sono Coco e sono la mamma di Sander. Tutto qua? Sì, grazie. Prego. Ma la forchetta per me non l'hai presa? No, mi sono Adesso guarda, dimenticato. forse una ce l'ho. Vado? Vai, vai. Grazie. E sono piccanti senza Basta? Sì, vai, mettitela sì. anche tu. Sì, no, mangio la padella. Ah, Sì, no, lo fai sì, prima. anche noi. Ma ci basta? Sì, anzi, anche troppo. Grazie. Ancora tu? No, no, io basta. E poi dove vengo? Non basta. Sì, salve. Allora, È morbido quello, non vai. è. Descrivete un po' il vostro mezzo, cosa avete Allora. per viverci sopra? Dopo andiamo a vedere, facciamo un piccolo veloce, un piccolo video. Allora, il nostro mezzo è una macchina e questa macchina è un Opel Meriva del 2005, è benzina con impianto GPL a gas. Praticamente abbiamo preso il materasso che avevamo a casa, abbiamo preso le misure con i sedili abbassati e tutto quanto in piano. Abbiamo ritagliato il materasso e l'abbiamo messo nella macchina. Proprio tutte le curve delle ruote, Tutto tutto quanto. perfetto. Tutti i buchi Con abbiamo tutti i buchi tappato. abbiamo tappato tutto, abbiamo messo il materasso. E niente, poi la roba da vestire. Abbiamo sopra anche Un un box. box dove tenere tutte le nostre Poi cose. vediamo. Poi vedremo. Vabbè, su ci sono il tamburo, la chitarra, la bici di La bici Sander. di Sander, una coperta di lana perché Nel caso pensavamo facesse nel caso facesse freddo. Sì, perché il viaggio da Torino a Huelva,
era inverno, sì. E quindi mi ha detto almeno abbiamo una coperta invernale. Esatto. E sotto in macchina abbiamo gli zaini, quindi quando si fa sera che dobbiamo preparare la macchina per la casa, per dormire, e mettiamo tutte le cose davanti, nei sedili davanti, dove c'è la cucina, noi la chiamiamo cucina, è una borsa frigo e un altro, la cucina. Abbiamo il fornello per cucinare, abbiamo una sacca d'acqua per lavarci da 10 litri. E quindi niente, la sera mettiamo tutte le cose davanti, sistemate bene, con calma e tutto quanto, così dietro rimane sempre bello aperto e spazioso. E poi niente, l'unica cosa è che dobbiamo trovarci le pendenze giuste, perché dobbiamo essere sempre in discesa verso in avanti. Sì, con sì, amore. Con l'anteriore della macchina in discesa o il posteriore in salita. Sì, perché il letto è così. È un po' inclinato, sì, sì. La metti a bolla. Come mettiamo noi a bolla il carro. Esatto. C'è chi cerca il piano e noi cerchiamo la discesa. Sì, esatto. Comunque dobbiamo dire una cosa, che in macchina si dorme benissimo, anche se siamo comodi, anche se siamo in tre e abbiamo un bimbo di 2 anni, ma lui comunque è sempre stato abituato a dormire con noi nel letto. E quello che è più comodo è lui, noi ci ritroviamo attaccati alle porte per lasciare più spazio. Sempre. Abbiamo dormito poi anche, abbiamo fatto 3 giorni una volta in un residence che affitti la casa. Abbiamo dormito malissimo. Oh, volevamo tornare in macchina. In un letto vero, mi sono svegliato per 3 giorni e avevo mal di schiena. Ok. Quando siamo ritornati in macchina, abbiamo dormito, il giorno dopo mi sono svegliato ed ero a posto. Sì, perché il materasso era il nostro, quindi... comunque era duro la rete. Adesso quanto tempo è che vivete? Un mese. Sì, è più di un mese che viviamo così in macchina. Con l'intenzione di? Con l'intenzione di trovare poi adesso lavoro, comunque ci stiamo muovendo, qualcosa sta uscendo, prendere poi una casa e rimanere qua a Fuerteventura, comunque in quindi non vivere su un camper poi. Oh, dipende da quello che ci dà la vita, diciamo. Un altro? Perché già conoscendo casa. Sì. Perché in casa rimani da solo. È vero. In casa rimani da solo, sì. Comunque abbiamo conosciuto Mario, una bravissima persona, sì. Simpatico e tutto quanto. È... Sì, sì. Il suo qua, tutti i vicini che ci sono. Esatto. Sì. Tutti sono bravi. Siamo un riciclo di gente. Invece in casa rimani sempre da solo con le stesse cose. Mm. Quindi forse opteremo per un camper. Opteremo per un camper. Vediamo se riusciamo a continuare ad andare avanti con la macchina anche lavorando. Sì. Così mettiamo da parte un così po' di... riusciamo a mettere da parte un po' di soldini. E prenderci un e qualcosa. Prendiamo poi. No. Vediamo. Una volta che poi abbiamo il gruzzoletto, vediamo che facciamo. Andiamo in casa o compriamo il camper? Diciamo che siamo più optati per prendere un camper, come ti dicevo. Sì, vabbè, da sempre vogliamo. Da sempre lo vogliamo. Ma come mai questa scelta selvaggia così, via, macchina e si parte per quelte? Per forza di cose, nel senso che erano due le scelte. O partivamo a piedi, come abbiamo sempre viaggiato, camminando. Quindi avete già fatto viaggi? Abbiamo già fatto viaggi, io e lei abbiamo girato... Ci siamo conosciuti in Australia. Tutta roba. Poi abbiamo girato un po' il mondo per almeno 5-6 anni, tra cui Tenerife, Indonesia. Siamo stati 6 mesi in una tenda, senza luce, acqua e gas. Quindi la macchina è... Quindi la macchina è un lusso. Esatto, per noi la macchina è un lusso. È un lusso. Abbiamo fatto chilometri e chilometri a piedi, adesso possiamo prendere la macchina. Sì, abituati a camminare sempre a piedi. Vero, abituati a camminare sempre a piedi, comunque a muoversi a piedi, con i mezzi, quello che è. Avete fatto un po' come i Bay on the Trip, che hanno cominciato a piedi e sì. Poi hanno preso sì. La macchina. Ecco. Solo che abbiamo preso il vantico. Abbiamo notato che con il bambino muoversi a piedi è molto faticoso. Sì, perché noi siamo venuti qua a settembre con lui, con gli zaini, tipo backpackers proprio. È solo che con lui non regge tante ore sotto il sole a camminare, quindi è stato poi più... devi preparargli la pappa, non è che può mangiare soltanto panini come magari ti capita di mangiare. Noi, sì. E quindi abbiamo scelto la macchina e niente. Perché avevamo quella in realtà. No, piano Sander.
perché avevamo quella. Poi la macchina è GPL, quindi noi muoverci non, non spendiamo niente. Noi costa zero. Costa zero, perché con questo. 25 euro fai un pieno di gas e noi facciamo 456 km effettivi con un pieno di gas. Sì, 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 quindi questo poco. Quindi per noi muoverci è stata la cosa più importante, diciamo. Poi, adesso, come ripeto, una volta che ingraniamo con il lavoro e tutto quanto, molto probabilmente siamo un po' più propensi per il camper, perché comunque hai quella libertà che la casa non ti dà. È vero, magari ti togli delle comodità, però a noi non ci interessa. Una volta che abbiamo l'acqua, abbiamo un posto dove cucinare, un posto dove dormire, abbiamo un tetto, come si dice, siamo a posto. Sì. Poi le esigenze col tempo verranno, nel senso il bambino poi cresce, avrà bisogno di spazio, poi da lì si vedrà. Guarda quanto spazio che c'è qua. Eh sì, a parte quello, infatti. Adesso si sveglia tutti i giorni col giardino. Direttamente in giardino. Tu prova a mettere un bimbo che la mattina si sveglia, a posto di vedere i cartoni seduto sul divano, esce e c'è la spiaggia. La spiaggia. Gli dico, esatto. Vai Sander, fai quello che vuoi, stai attento alle pietre, non metterci piedi sopra, stai qua vicino. E lui prende parte, va. E così lo responsabilizzi un po' di più. Era lì. E niente, infatti abbiamo conosciuto Mario e siamo felici di averti conosciuto. Abbiamo fatto appena adesso una bella, un bel pranzetto. Dopo un mese seduti con il tavolino. Dopo un mese, sì. Che poi tra l'altro anch'io non ho tavolino, quindi... No, oh, infatti. E volevo dirti, cosa hai da dire ai ventenni che cercano un lavoro fisso? In Italia, questa è una bella domanda. Non allora, cercate il lavoro fisso. Esatto, ragazzi, il lavoro fisso è una bella illusione, nel senso, io conosco molte persone, anche persone che possono essere i miei genitori, per dire, tra cui i miei genitori, arrivati a una certa, un posto fisso non è la sicurezza che ci fanno credere che c'è. Comunque avete 20 anni, 22, io per dire, adesso conosciamo un ragazzo, Samuele, è venuto qua a Forteventura. Che conoscerete poi. È venuto qua, 22 anni, è venuto qua a Forteventura. Ha visto che gli piaceva, ha sentito più che altro, non ha guardato i soldi, la cosa economica, ha visto che si sentiva bene e comunque nel suo mestiere poteva trovare. Tornato in Italia. Ha fatto armi e bagagli, si è comprato il camper. Ma questa è un'altra storia, che poi vedrete. Ciao! Ciao. Allora, saluta qua, saluta tutti. Saluta Sander, saluta la telecamera. Vuoi dire qualcosa? Ma cosa hai mangiato che sei sporco? Cioccolato? Sì. Ed era buono, amore? Questo? Sì. Chi te l'ha dato? Bello. Oh, ti sei ricordato, bravo. Bravo Sander. E quindi a tutti i ragazzi che cercano il posto fisso, ragazzi, cercatelo da un'altra parte. Non perché adesso noi siamo qua e la gente in Italia, no, non c'è nessun tipo di razzismo su queste cose. No. Però è solo una questione di sentirsi bene e fare quello che ci piace, non ritrovarti a una, quando sei più grande, a dire ah cavolo, potevo farlo. Quindi alla gente che ti dice beato te che sei lì, lo puoi fare anche tu benissimo, cioè tranquillamente lo puoi fare anche tu, anzi se lo possiamo fare noi lo possono fare anche esatto. Gli altri, che sicuramente lo fanno meglio. Esatto, quindi è solo il volere fare il primo passo, che a tutti i viaggiatori come noi è costato abbastanza. Il primo passo è quello più duro, ma superato il primo passo è tutto in discesa, perché poi ti senti bene e ti capitano cose belle. Bella lì, ok. Allora, salutiamo, un salutiamo. Saluto. Grazie della testimonianza. Dedica, è un piacere. Grandissimo. Ciao a tutti. Adesso andiamo a vedere la macchina dei ragazzi. Questo è il baule. Il mega materasso. Okay. È bello morbido. Sì, è autocaravana. E questa qua è la roba che poi va davanti. La roba che va davanti. Sì. Bella lì. Sì, il materasso è memory foam. Fornellino. Sì, e davanti c'è la dispensa. Giochini, tavolini, vabbè, che poi va tutto dentro incastrato. Sì, bella lì. Davanti c'è il seggiolone con la dispensa. Seggiolone, dispensa.
tutto il necessario, sì, per stare qua. Comunque ragazzi, una storia veramente top quella di questi due ragazzi, e tanta roba, tanto coraggio e tanta stima. E adesso vedete che non c'è più, perché ha portato la moglie a lavorare, quindi a Coraleco, che è qua un quarto d'ora, 20 minuti, e niente, quindi si può lavorare, si può vivere tranquillamente con poco e si può stare qua. E godersi un po' la vita. Ok ragazzi, concludiamo la giornata con un bel tramontino e fa freschino, cioè veramente sta andando via il sole, e ho dovuto mettere la felpina, anche se siamo comunque in ciabatte, cioè non è che fa quel freddo, però c'è la brezzolina, quindi guardate un po', andiamo però in riva sto giro. Domani penso di spostarmi e andare a vedere un vulcano col cratere che c'è qua vicino, a 20 minuti, forse l'avevo già accennato, non mi ricordo. E provo a vedere com'è, sto la giornata e guardo il tramonto da là, vediamo. Thank you.